Ciao, sono il tuo demotivatore personale. Dammi un progetto e te lo smonterò pezzo per pezzo, perché la volontà non è mai buona. Siamo circondati veramente da gente che ci vuole far fare delle cose. Io ogni volta che faccio delle cose, poi mi complico e mi creo dei problemi. Mi sono iscritto in palestra dopo tanto tempo, non avevo mai fatto due influenze vicine, neanche nell'epoca del Covid. Quindi non è che io vi disincentivi a fare, vi invito a riflettere sul fare. Fare che cosa? Che cazzo ci serve veramente? Partiamo! Io guardo la strada e faccio partire il cellulare quando sono fermo e lo stoppo quando sono fermo. Parlo come se avessi di fianco tutti voi o uno di voi in macchina. Allora, prima di tutto, lo ricordo sempre, la mattina ti alzi. Se ti alzi sgangherato, se ti alzi scassato e demolito, la prima roba che devi fare è cambiare l'idea che hai della notte e del sonno. Ok? Altro che il progetti, vado a fare il corso di che cosa? Il corso del cofanetto Sperlari, il corso dei capelli unti, corso Buenos Aires, Mario Corso. Voi dovete partire dalle basi. Io ci ho ragionato, sto mese qua che non sono stato bene, ho capito, ho studiato e io, ripeto, poi ognuno è medico di se stesso, io non sono nessuno, però il legame intestino e sfoghito se naso è totale, quindi mi sono messo a fare un detox e poi, se volete, nei video privati vi racconto, ripeto, non sono nessuno, racconto quello che su di me funziona o meno. Dicevo, la notte, occhio, la notte è una seconda vita. Io faccio fatica a dormire da quando sono nato perché mi fa schifo alzarmi e quindi poi la sera, magari spesso dormendo di più, la mattina, poi faccio fatica a dormire la sera. E anche se mi alzo presto, non dormo lo stesso, quelli che mi rompono il cazzo. Ma se ti alzi tardi, mi alzo presto. Due notti che non dormo! Perché i pensieri che arrivano, capito, ti sfasciano. Ci vorrebbero, come descanso, no? 6 ore dallo stacco dei problemi a quando vai a letto. A me servono 6 ore. Vuol dire che se le rotture di coglioni sono finite alle 7 di sera, alle 6 di sera, vuol dire rutto che a mezzanotte, cioè dalle 6 a mezzanotte, devo fare solo robe per andare in discesa a basso impatto. E invece no, non è così. Non ho 6 ore. Anzi, di solito finisco di fare le robe che devo fare e dopo mezz'ora neanche dovrei essere a letto, così dormi e dormi coglione, che cazzo dormi. Poi non devi stare a letto, perché se stai a letto non devi stare l'insonne, devi fare qualcosa. No, l'insonne non vuole fare un cazzo, vuole solo dormire. Ma la gente non lo capisce, i medici, devi, no, ma alzati, no, alzati un cazzo. Un insonne vuole solo dormire e non ce la fa. Quindi, se la mattina vi alzate demoliti, riflettete e lavorate sul sonno. Io ho provato a fare queste cose. Intanto ho mollato il cellulare la sera. A una certa il cellulare se ne va a fanculo, ok? A me spiace, perché io, vabbè, sono un papà separato, vabbè, mia figlia sta con me, quando non sta con me sta con la mia ex moglie, non è che, però a volte sta da sola, io il cellulare lo tengo acceso, non si sa mai. Poi non si sa mai, quindi, però, lontano dalle orecchie, lontano da tutto, e a quel punto entro in una nuova vita. Chi l'ha detto? Io ho fatto molti studi sul sonno, sui sogni, ho parlato con amici neurologi, ma più che altro anche psicologi, psichiatri. E chi l'ha detto che i sogni non sono un'altra vita totale? Nei sogni facciamo tante cose, viviamo. Allora, voglio la sera switchare in un'altra vita, che a volte è devastante, dei sogni, cazzo, che ti spareresti sul cazzo degli altri, invece che vorresti non finissero mai. Dipende anche dal periodo, dipende se hai mangiato, minchia, le salsicce crude con la senape scaduta, ovvio, perché poi sui sogni incide tutto, l'umore, il cibo. Però dovete pensare a un'altra vita, a un
un certo punto staccate tutto, questa vita è finita e ne inizia un'altra. E devi avere la garra e la voglia di andare lì, quindi via cellulare, via tutto quello che rappresenta questa vita, ti metti in busta, ok? Nella situazione dove aria pulita, quindi o la cambi prima o dopo, lo dico io che non apro mai la finestra, ma fatelo, purtroppo è brutto, ma fatelo. Ossigeno, non copritevi troppo, copertina, lenzuolino, d'estate, come cazzo volete, l'importante è che siate rilassati, occhio alla testa, alla cervicale, al cuscino, occhio veramente, per dormire bene, poi parleremo, mi raccomando, la cena, che purtroppo io la sera mangerei le persone e invece non c'è un cazzo da fare, è meglio fare una merendazza verso le 7 o prendere il rompifame. Comunque ragazzi, io ve lo assicuro, se avete anche la fame da mangiarvi un trattore, io ho i rompifame. I rompifame sono i semi di zucca, sono delle arachidi, sono le mandorle, sono le prugne secche, sono delle robe che uno dice prova, mangiati 7-8 mandorle, mangiati una mangiata di arachidi. Ovvio, non devi mangiare 60 volte al giorno arachidi, una volta, un frutto secco, non d'estate, anche della frutta se fa caldo, mangiate. Se tu mangi delle mandorle, dopo un po' la fame scende, sono dei blocca fame e puoi dormire meglio anche se magari hai cenato, ok? L'ideale è una cena leggera, digestione e l'idea di entrare in un'altra vita. Quindi via il cellulare, cena leggera, comodi a letto, col collo così, e poi in un'altra vita, ok? E quindi il sogno, lo stacco totale, e se vi può aiutare, magari prima di andare a letto dell'acqua calda, bollente, ma poi vi viene da pisciare, ma è proprio una cosa più che anche mentale. Il corpo, noi siamo un corpo, non siamo in un corpo, però è molto importante anche staccare mentalmente da tutto, ok? Anche la TV, un cazzo. Non fatevi assalire dei pensieri, cominciate a sognare e a entrare in un'altra dimensione. E quando vi viene il sonnino, cercate di acchiapparlo, come direbbe Spalletti, e di sapere che andate in un'altra vita, che non c'è più niente, non pensate a niente di questa. Poi, sugli aiuti per dormire, ragazzi, non lo so, la masturbazione è ancora un metodo efficacissimo. Non è che racconto, piuttosto che il problema del predormire, di usare un po' la TV, ecco, cellulare no, però ripeto, dal cibo alle cose, ma l'importante è che mentalmente stacchiate, fate qualcosa prima, un coso, e poi quando si è letto andate in un altro mondo, cioè dovete far finta di partire per un viaggio, ok? E quindi questa è la prima roba da fare, il primo corso che noi dobbiamo fare esauriti degli anni 2020, dobbiamo fare il corso per dormire, no? Prima vivere, poi filosofeggiare, dicevano gli antichi greci o i romani, o che cazzo ne so. Comunque è una frase intelligente, la dicesse anche Pippo Franco, sarebbe intelligente. Prima si fanno le cose pratiche e poi si fanno le cose meno importanti, le cazzate, senza che si offenda il fallo. Quindi, primo, perché se vi alzate la mattina in un certo modo, già la giornata cambia. Siccome io non mi alzo mai in quel modo, poi è chiaro che poi svalvolo e mi girano i coglioni e poi vedo tutto grigio. Mi raccomando, la notte, i sogni sono un viaggio, fate come Fellini, che scriveva i sogni che faceva e poi ci ha fatto i soldi con i film. Il problema è che poi ce li dimentichiamo, tempo che vai a pisciare te li sei dimenticati, anche perché di solito pisci sull'asse, quindi dici porca troia. Quindi ecco, io piscio nel lavandino, quindi io non piscio più nella, sono stufo di notte, pisci fuori, poi quell'asse ti alzi e ti appoggi, io piscio nel lavandino. Io penso che siano 3 anni che non piscio nel cesso, ma ti viene in automatico, è anche molto più igienico secondo me, è più immediato, è più vicino il beccuccio a dove finisce la minzione. Lì c'è troppa distanza, guarda che il cesso fa schifo, tu pisci tutti gli schizzetti, prova a prendere una luce e vedere quando fai la pipì dove finisce, ma no, va, poi ci sono quelli che mettono una carta igienica sul merdolino, poi arriva l'amico che ripiscia, poi ti pisciate nel lavandino, track, diretto. Comunque, a parte, ecco, proprio per scrivere quello che sono i vostri sogni, prendete appunti come Fellini, tenete un diario e scriveteli. Certo, non è che dovete spezzare in due il sonno, però se vi vengono in mente questo, almeno un richiamo a come erano, qualcosa,
Fellini ci ha fatto i soldi e dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo fare anche noi i soldi. Quindi prima roba il dormire, concependo il sonno come il viaggio in un'altra vita, che può dare soddisfazione o no, può essere bella come la vita, a volte c'è il dentista, a volte c'è una bella cena in, non so, in quel sushi lì. Quindi buttiamoci in questa vita e smettiamo di pensare a quella che abbiamo concluso la sera, perché se continui a pensare a quella lì, ti maceri il cervello, ti triti i cazzi i nervi. E io adesso faccio così, proprio un altro dei miei volte mi viene anche, mi chiedo, il sorriso con la faccia da pirla, secondo me, perché proprio, poi è chiaro, dipende se siete sposati, fidanzati, se con chi dormite, se dormite da soli, però al di là, quando finite di far tutto, anche se dormite, ecco, già dormire in due in un letto o è 6 metri il letto, è bello se sei felice, bello, è bello, non è bellissimo. Diciamo che di gran lunga è meglio dormire da soli. No, ma si dorme da soli, in un letto doppio. Ci si addormenta in due, ma poi si dorme da soli. E la persona che poi sta con te, se è un po' restia, deve anche essere cacciata in mano modo, eh? Cioè non esiste a tavola a letto nessun rispetto. Cioè non è che devi dire tu ti dispiacerebbe, perché devi dire vattene. Se no anche col piede, senza parlare, la spingi col piede e la fai tipo un po' cadere. Ma come? E non rispondi neanche, cioè deve capire. Ma poi anche lei in fondo è felice, basta avere due letti a casa, anche due materassi. Se andate lì in Piazza Napoli poi trovate dei materassi spesso e a gratis. Quindi non importa come, dove, l'importante è che ci siano due materassi e due letti. E vabbè, quindi parliamo di cose concrete. Oggi abbiamo parlato del dormire e del risveglio, del concepire l'abbandono, no? Di questa della giornata proprio come l'immersione in qualcos'altro, anche perché è un concetto un po' freudiano, come la nevrosi, no? Tu non puoi, cioè, fumare è una nevrosi, no? Piuttosto che, non lo so, tutto è nevrosi. Senza che adesso arriveranno gli psicologi a farmi delle lezioni di psicologia. Io la faccio breve. La nevrosi è che tu non puoi smettere di fumare e pensare alla stizza, perché sennò pensi solo a quella e ricominci. Devi smettere di fumare e fare le flessioni, smetti di fumare e fare le combine, smetti di fumare e fare le tisane, smetti di fumare e ti fai una pippa, così. Quindi sostituisce, però deve essere nevrotica anche l'altra cosa, sostituisci una nevrosi con un'altra nevrosi, vai in fissa per qualcos'altro, ok? Che faccia meno male delle sigarette, se no tanto vale fumare. Quindi devi spegnere, non voglio essere chiaro, tanto sono quasi a casa, vi spengo il cellulare quando parcheggio. Devi proprio concepire il fatto che chiudi una cosa e ne apri un'altra. Quindi se tu ne apri un'altra proprio con la voglia di dire adesso entro in un'altra vita, entro in un'altra giornata che invece è una nottata, ma è di fatto un'altra vita, perché il sogno è un'altra vita, ci sono prove vere, vuol dire che se entro in un'altra vita, quella che hai, no? C'è il traffico anche, sono fermo, c'è il traffico anche sul lago di Como, vabbè, quindi, che ore sono? Adesso sono usciti gli schiavi dalle fabbriche, dagli uffici, ecco. Adesso avremo questa ora d'aria, io oggi l'ho avuta un po' prima, e poi torneremo nelle nostre camere a gas domestico-matrimoniali. Allora, lo so, mi ha chiesto prima un ragazzo, fai un video sul vivere da soli, se faccio un video sul vivere da soli mi metto a piangere, tutto il video che piango e dico, voglio vivere da solo, bello la solitarietà non è la solitudine. Comunque, io ho arrivato. Vi dico, schiacciate e mettete nell'angolo la giornata, qualsiasi cosa avete fatto, non potete più fare un cazzo alle 10, alle 11, a mezzanotte, vaffanculo, ok? E cercate di togliere questa vita e di metterne un'altra. Se c'è l'altra non c'è questa e viceversa. Quindi, così come di giorno, non potete sognare a occhi aperti, come dicono i radica del cazzo, la vita, insomma, andate a fanculo, di giorno devi tarellare. Invece di notte devi sognare. E quindi niente. Fate così
E fidatevi, entrate in un'altra vita e vedrete che riposerete di più e quindi la vita sarà un po' migliore. Fatemi sapere. Evviva!